Buonasera amici, buonasera Sansotti. Sono Olga Lopasso e sono un membro fedele dell'Associazione Politica Culturale Porte Aperte. Dopo i tre comizi svolti a Sansotti e nelle frazioni, oggi con sommo piacere apro il quarto comizio della lista civica numero 3 Porte Aperte. Vi rubo solo pochi minuti perché il tempo è prezioso e purtroppo ne abbiamo perso abbastanza. Oggi, cari amici, spiegheremo nel dettaglio alcuni punti programmatici già enunciati nel comizio di presentazione. I programmi sono il punto di forza di questa lista. Abbiamo lavorato per mesi, uso il noi perché quasi da statisti abbiamo insieme analizzato la situazione sansostese immergendoci nel tessuto sociale, ascoltando i bisogni di quanti hanno partecipato agli incontri che settimanalmente si sono tenuti nella nostra sede da dicembre a questa parte e non dal 3 aprile. Il programma di Porte Aperte è un programma che guarda al futuro, un programma quinquennale che si basa su studi settoriali di fattibilità e concretezza. Non è un programma salva immagine. Parleremo con semplicità perché il lessico forbito, che sembra dire molto e che invece nulla dice, non ci interessa, non fa per noi. Con umiltà ci siamo avvicinati ai problemi politici e sociali di Sansotti e con altrettanta umiltà illustreremo le nostre soluzioni. Il programma di Porte Aperte è stato realizzato, ci tengo a precisarlo, in largo anticipo. Alla vostra destra, scusate, alla vostra sinistra, troverete uno stand informativo nel quale potrete avere copia dei programmi previamente pubblicati sul nostro sito internet porteaperte.org. Esorto pertanto ad ascoltare con attenzione il nostro progetto di rinnovamento. La mia presenza sul palco è la reale dimostrazione del fatto che questa lista intende ed intenderà privilegiare concretamente la partecipazione popolare. Ovviamente partecipazione non relegata ai soli associati, ma a tutta popolazione, giovani e meno giovani. Abbiamo mostrato nel comizio di presentazione della lista immagini che palesemente hanno evidenziato le sofferenze del nostro paese. Oggi, cari amici, vogliamo far parlare il bello, vogliamo dare un messaggio positivo, che non è un vago messaggio di speranza. La lista civica Porte Aperte è sicura, convinta, che a Sansotti ci siano tutti i presupposti per recuperare ciò che è andato perduto e riusciremo a farlo. Votate la lista Porte Aperte, votate il vero rinnovamento. Cedo la parola all'amico Claudio, vi lascio alle sue considerazioni, ringraziandovi di cuore per l'ascolto e augurandovi una buona serata. Grazie.